In questi luoghi ci sono volti, storie, sogni, che molto spesso sono traditi dalla cattiveria, dall'assenza a volte dello Stato. Credo che in questi territori venga minato il diritto di scelta. Questi ragazzi non possono nascere già condannati. 3 anni fa una famiglia andranghetista di questo quartiere, conosciuta da me da 40 anni in quanto coinquilini dello stesso palazzo, arrivano in questo bar forniti di sbranghe e aggrediscono me, mia moglie e i miei dipendenti con una violenza inaudita, convinti che potessero mettere le loro radici e dividere i loro sporchi interessi con me. Ovviamente mi sono ribellato. Ci sono in queste piazze i crocifissori e i crocifissi. I crocifissori sono i clan e i crocifissi sono i poveri disgraziati che noi dobbiamo schiodare dalla croce. Ecco perché credo che sia importante osare, rischiare e compromettersi. C'è una fase che a me mi preoccupa, anche lo dico a livello pastorale, di normalizzazione dei fenomeni criminali. In queste piazze di spaccio purtroppo c'è un linguaggio comune, la banalizzazione della vita. Le persone sono assuefatte. Questa città si commuove ma non si muove. Non esiste un Vangelo senza rischio e non esiste rischio senza Vangelo. Un percorso che è iniziato dopo l'aggressione ai danni anche del bar dell'antico caffè. Ancora i segni di questa aggressione, come potete vedere, in quanto saranno segni permanenti che mi porterò tutta la vita. Qui per tanti anni, per 30 anni, siamo stati abbandonati dallo Stato. Uno dei tumori sociali in questi territori è che si sono creati dei vuoti di Stato. Lo sappiamo benissimo, dei vuoti istituzionali. Per troppo e per tanti anni non ci ha mai pensato nessuno. Queste persone vivono sole. Spesso mi capita che quando mi guardo allo specchio mi ritorna in mente quello che è successo. 20 giorni di prognosi, 8 punti di sutura in testa, mia moglie 3 costole fratturate e danni per circa 10.000 euro nel mio locale. Vangelo e Costituzione. Da una parte per il credente riferimento sia il Vangelo, come cittadino sia la Costituzione. Un figlio di 12 anni che oggi ce n'ha, di 13 anni che oggi ce n'ha 16, veniva ripetutamente chiamato infame sugli autobus, il figlio dell'infame, fuori la scuola lo chiamavano il figlio dell'infame. Dopo le percorsi che hanno avuto queste persone, le minacce, è iniziato un presidio, io li chiamo presidi pastorali della serie, siamo stati lì, io insieme a tanti cittadini, invitando i cittadini soprattutto ad alzare il capo. Ringraziamo il Signore, arriva l'intervento di Don Antonio Coluccia. All'inizio anche lui un po' confuso, non sapeva insomma io da che parte stavo. Ho dimostrato per l'ennesima volta di stare dalla parte della legalità e lui, insieme alle istituzioni, polizia, carabinieri, mi hanno dato un grande aiuto, cosa che ancora ad oggi continua, il suo profondo impegno per questo difficile quartiere e per la mia famiglia. Abbiamo iniziato addirittura con abbiamo organizzato una piccola fiaccolata di preghiera e l'abbiamo fatta proprio con Maria come apripista. Lì poi abbiamo avuto una serie di problemi perché poi ci hanno tirato delle cose dai palazzi, come dire, delle bombe carta da palazzi, ma noi non siamo venuti meno, non abbiamo arretrato. Il bar subito dopo si desertifica, non viene più nessuno. Loro cominciano a fare un'opera di convincimento, più che convincimento, un'opera aggressiva contro tutte quelle persone che prima frequentavano il bar. L'articolo 3 della Costituzione che dice che la Repubblica rimuove gli ostacoli. In quel territorio gli ostacoli sono maggiormente occupazione delle case, c'è il racket, ma soprattutto anche il problema dello spaccio della droga, che diventa in questi quartieri fonte di sostentamento, un welfare a tutti gli effetti.
Io capisco che non è facile mettersi contro questa gente, quindi la gente impaurita comincia a non venire più al bar. Per mesi non ho lavorato, però sempre non con l'aiuto economico ma con l'aiuto morale dello Stato e di Don Antonio ho lottato per andare avanti. La gente vuole collaborare ma ha paura, le persone si avvicinano e ti dicono grazie, io l'ho incontrato anche fuori, dice guarda io sono di Quarticciolo, sono di Torbella Monaca, sono di San Basilio, sono di Laurentino, ecco continuate anche questo impegno perché state dando attenzione soprattutto e le cose possono cambiare. Il bar ringraziamo si è ripreso, l'economia diciamo c'è una discreta economia nel mio bar, però ancora c'è gente che minaccia, che blocca i miei clienti qui fuori, subito fuori al bar, perché vai al suo bar desti infame. Bisogna portare iniziative culturali, andare ad occupare questi territori e li occupiamo col Vangelo e con la Costituzione. La periferia non può essere vista come l'ultima parte della città, la periferia è l'inizio della città. In periferia ci sono sentimenti, in periferia ci sono tante cose positive, tante cose belle, bisogna rafforzare quel positivo che c'è. In 3 anni cosa è cambiato? È cambiato molto, è cambiato. Abbiamo fatto una sorta di resistenza. Come si suol dire, da un male nasce un bene. Dopo la mia aggressione la gente ha cominciato a prendere fiducia nella divisa. Un altro ragazzo mi disse, ma lo sai, dice, che noi dice, quando stiamo nel carcere di Rebibbia o quando stai a Regina, cioè, tu quando esci già ti dicono la piazza dove devi andare a lavorare. Un ragazzo per un turno di 8 ore, che è maggiorenne, guadagna dalle 100 alle 150 euro. Un minore ne guadagna 80. Queste persone dovete sapere che devono diventare tutti assuntori, perché il clan li vuole assuntori, perché dopo li comincia a pagare con la sostanza. Un sistema criminale che parte quindi dal provvigionamento delle piazze di spaccio, e siamo a un livello altissimo di narcotraffico della droga in questa città. Poi parliamo di un sistema immobiliare delle case popolari, dove i clan ne detengono l'assoggettamento, e purtroppo lo dobbiamo dire, purtroppo loro sono la prossimità in questi quartieri. Perché sono la prossimità? Perché loro danno tutto senza burocrazia. Ecco perché io vado in queste piazze, anche perché un prete nelle piazze, e vi posso garantire che non ho fatto esperienza, loro ti chiedono, si fermano, anche se stanno andando a comprare, come la chiamo io, l'ucaristia di Satana, no? Il crack, la cocaina e così via, si fermano, ti chiedono, dopo un po' incominci a parlare. La speranza, diceva Sant'Agostino, ha 2 figli, indignazione e coraggio. Ci vuole il coraggio di osare in questi quartieri. Il commissariato dell'Euroesposizione ha fatto molti arresti, quindi ha permesso che la gente prendesse fiducia nello Stato. Abbiamo fatto richiesta di illuminare il nostro quartiere, in quanto il buio favorisce soltanto la malavita. Abbiamo chiesto di mettere dei dissuasori sulle strade per rallentare la velocità. Stiamo chiedendo delle cose. Sono molto fiducioso che ci aiuteranno. Io credo che questo sia possibile. Sono positivo. Il Giubileo, ecco, possa portare questo riscatto alla città, possa portare veramente un, come dire, un'innovazione, no? Possa far cambiare il pensiero, no? Dell'abitare la città. Come sacerdoti siamo e saremo sempre dalla parte dei poveri, dalla parte degli ultimi e dalla parte degli oppressi. Chi pensa di schiacciare la vita di queste persone, la difenderemo sino alla fine, anche se dovesse costare la vita.